Ma come? Adesso che non si fa altro che parlare di SUV e di crossover, Kia decide di puntare sulla ottima station wagon? La risposta è sì, ed è meno strana di quanto si possa pensare. Prima di tutto perché comunque questo genere di macchine continua ad avere successi in Europa, e secondo perché serve una macchina come questa a far capire ai clienti e agli automobilisti che esiste qualcos'altro al di fuori di Audi A4, BMW Serie 3 e Mercedes Classe C, e anche di Volkswagen Passat. Questo qualcos'altro appunto si chiama Kia Optima Station Wagon. No, la Optima Sports Wagon non è una rivale diretta delle quattro macchine appena nominate. Quelle sono le preferite un po' ovunque e far meglio di loro è difficile, se non impossibile, quantomeno a livello di vendite. Kia però vuole dimostrare che si può fare almeno altrettanto sul piano della qualità, del comportamento stradale e del comfort. Ma è davvero così? Beh, a guardarla si direbbe di sì. Design è questione di gusti personali, però quando una macchina è riuscita e la Optima lo è, fuori come dentro. Concentrandoci sull'esterno, la grossa griglia anteriore con un bordo cromato, la coda raccolta che scende verso il posteriore, ricorda un po' le tedesche di cui parlavamo prima. E in generale, quindi, la Optima Station Wagon si fa notare senza essere mai esagerata. L'apparenza non basta però, quando te la devi vedere con clienti o potenziali tali, molto esigenti, abituati a guidare auto praticamente perfette. E la Optima non delude, anzi, così come per il look, anche su strada non ci sono picchi, nulla che impressioni. Ci sono station wagon più divertenti, altre più veloci, ma se ci immaginiamo una pagella come a scuola, la coreana avrebbe un'ottima media. Nessun 10 probabilmente, ma un sacco di 8. Il motore, il 1.7 turbo diesel da 141 cavalli e 340 Nm di coppia, è molto fluido nell'erogazione ed è anche uno dei meglio insonorizzati del segmento. Però non mi convince fino in fondo come spinta. Non è che manchino prestazioni, perché quelle sono più che sufficienti, soprattutto dati i limiti di velocità, però con la quinta e la sesta marcia, quindi soprattutto in autostrada, alcune rivali sono un po' più brillanti, sì, non ci sarebbe stata male un pochettino di prontezza in più nel sorpasso. Un 8 se lo merita per esempio lo sterzo. Non deve essere un caso del resto se l'ingegnere che l'ha progettato e messo a punto si chiama Albert Biermann, e prima di essere il capo degli ingegneri in Kia lo era in BMW M. Non è forse il miglior sterzo in circolazione perché non dà un gran feeling con le ruote, ma è bello pronto e rende agile la Optima, complice anche l'assetto azzeccato, rigido ma non troppo, specialmente sulle buche della città. Ecco, c'è invece una materia nella quale la Optima Station Wagon eccelle e si stacca nettamente da quell'otto medio di cui dicevamo prima. È l'interno, l'abitabilità, intesa non solo come spazio per le ginocchia, i gomiti e la testa, che comunque è davvero tantissimo in tutte le direzioni, ma anche come ergonomia dei comandi. Il volante si regola tantissimo in profondità e il sedile è molto basso come seduta. Questo permette davvero a chiunque di trovarsi la posizione di guida ideale, che sia 1,60 m o che sia 2 m. E poi anche l'allineamento dei comandi, quindi del volante, della pedaliera e della leva del cambio, permette di fare davvero tanti chilometri senza mai sentirsi affaticati. Come detto, le sospensioni sono un bel compromesso tra precisione in curva e assorbimento delle buche. La Optima Sports Wagon è anche molto silenziosa, e se proprio non volete farvi mancare nulla, meglio spendere 2.000 euro per il cambio automatico a doppia frizione. Ultima, ma non per importanza, la sicurezza. Tra le altre cose, la Optima offre, anche se al momento ancora non si sa cosa di serie e cosa pagamento, il cruise control adattivo, la frenata automatica d'emergenza, il sistema di mantenimento della corsia e quello del desiderio a sorpasso e gli abbaglianti automatici. Le vendite della Optima Station Wagon inizieranno ad ottobre. Non si conoscono ancora i prezzi, ma si può immaginare che saranno di circa 900-1500 euro superiori a quelli della berlina, che con il motore 1.7 turbo diesel è venduta a 29.500 euro. Quindi i prezzi della Station Wagon saranno poco superiori ai 30.000, almeno per quello che riguarda la versione di partenza. Che dite, secondo voi è un'alternativa valida alle tedesche di cui parlavamo prima, ma anche e soprattutto forse a Skoda Superb, Mazda 6 e Ford Mondeo? Fatecelo sapere su www.omniauto.it e sulle nostre pagine social, Instagram, Twitter e Facebook.